Ma tu hai mai sentito dire a qualcuno sarà una Caporetto? Oppure è stata una Caporetto? Ecco, la battaglia di Caporetto è sinonimo di sconfitta. Ma non una sconfitta qualunque, no, 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 no. Una sconfitta enorme, clamorosa. La battaglia di Caporetto, che puoi chiamare anche la dodicesima battaglia dell'Isonzo, è stata combattuta durante la Prima Guerra Mondiale. Da una parte l'esercito italiano, dall'altra l'esercito austro-ungarico. La battaglia inizia alle 2 di notte il 24 ottobre 1917. Alle 2 di notte. È il momento in cui le artiglierie austro-ungariche attaccano le linee italiane. Ricordatelo, 24 ottobre 1917. A capo dell'esercito italiano c'era un generale importante, Luigi Cadorna, sostituito dopo la sconfitta da Armando Diaz. Ah, dimenticavo, siamo nell'attuale Slovenia, allora Venezia Giulia, nella valle del fiume Isonzo. La battaglia viene combattuta tra la conca di Caporetto e il monte Kolovrat. Gli austriaci sono 350.000, gli italiani 250.000. Dopo il primo giorno, diciamo così, di combattimenti, le perdite degli italiani tra morti e feriti arrivano già a 40.000. Il 27 ottobre, al quarto giorno di battaglia, il generale Cadorna ordina la ritirata generale verso il fiume Tagliamento. È una ritirata tragica. Regna il caos. Non manca chi scappa, chi diserta. Eppure l'esercito italiano resiste. Resiste a lungo, eroicamente, proprio sulle sponde del Tagliamento. Ma, incalzato dagli austriaci, non può evitare di retrocedere ancora. Arriva novembre. I nostri soldati, sempre in ritirata, si fermano nei pressi di un altro fiume, il Piave. E proprio da lì comincia la loro rivincita contro gli avversari. Ma questa è un'altra battaglia. Sono stato chiaro? E se non sono stato chiaro, ripassa da qui, ripassa da noi.